Sulle rive di Lampedusa sono sdraiati i resti delle nostre coscienze gonfie. Le rive di Lampedusa sono il viso sfigurato, gonfio e mutilato della nostra umanità oggi. Andavamo che non era ancor giorno, la bocca piena di sogni e dolore. Lasciavamo in un niente di ore lì attorno una casa di gente e di amore. È una terra da infami, di sassi e di rabbia, la miseria attaccata alla pelle come una scabbia, ma nei petti gonfiava un respiro che volava in giro come una danza. E andavamo nel mondo, America, Europa, dovunque ci fosse uno spazio comunque, sapendo di andare a soffrire per vivere e ricostruire, mescolando al sangue la storia per creare una nuova e vitale memoria. In un turbinio di speranza, di vita futura, lavoro, di gioia, per noi a decine, a migliaia, per noi così in tanti, per noi niente, nessuno, per noi emigranti. Veniamo da un mondo di guerra e di fame dovunque, e cerchiamo una patria comunque per tornare a sperare, per vivere ancora e ricominciare. Non ti allarmare, fratello mio. Dimmi, non sono forse tuo fratello? Perché non chiedi notizie di me? È davvero così bello vivere da soli, se dimentichi tuo fratello al momento del bisogno?